Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi location diversa e stile completamente diverso. Come vedete, non ho i miei soliti orecchini, collane e capelli raccolti, ho una maglia sportiva e sono sul tapirulan. So che voi non lo vedete il tapirulan perché l'inquadratura mi prende soltanto a metà, il tapirulan rimane un pochino più basso. Però io sono qua sopra perché è arrivato il momento della mia ora di attività fisica quotidiana e ho deciso di fare questo video proprio qui e proprio in questo momento per rispondere ad una richiesta che mi è stata fatta tantissime volte. Le persone che mi conoscono, anche al di là di YouTube, quindi proprio dal punto di vista personale, e che quindi mi vedono magari più spesso e soprattutto mi vedono tutta intera, perché voi mi vedete soltanto per la parte alta, però magari le persone che mi vedono tutta intera si fanno un'idea di quello che è il mio fisico, vedono che io lo mantengo nel corso del tempo e a un certo punto in alcuni di loro scatta la curiosità, mi chiedono come faccio. E io devo dire che non è che faccia delle cose così particolari, però quello che io faccio sicuramente nel quotidiano è avere uno stile di vita sano a tutto tondo, nel senso che io non mi limito solo a tenere un'alimentazione di un certo tipo oppure a fare un'ora di tapirulan tutti i giorni. Io faccio proprio delle cose che nell'insieme possono essere forse considerate delle cose sane da mettere in atto nella vita quotidiana. Però prima di raccontarvi cosa faccio e di parlarvi anche brevemente di quella che è la mia storia, sia dal punto di vista alimentare che sportivo, vorrei far partire il tapirulan, perché altrimenti non ha nessun senso che io faccia il video qua sopra, perché per tenerlo fermo avrei potuto farlo tranquillamente seduta sul divano come al solito. Invece voglio fare questa cosa diversa, approfittare della mia ora di attività fisica quotidiana per chiacchierare con voi e condividere le mie strategie. Anche se in realtà non potrò mettere la mia solita andatura, io di solito tengo una velocità che sta tra i 4 e i 6, quindi la camminata veloce è 4, i 6 è jogging, però io devo tenerlo più o meno sui 5 perché altrimenti poi non ce la faccio con il fiato, perché io comunque non sono un agonista, non sono una sportiva e quindi riesco a tenere un fiato, insomma, senza farmi venire un infarto, in poche parole, solo se rimango tra 4 e 6 e più o meno mi metto sui 5 e mezzo. Però adesso dovrò tenere un'andatura bassissima perché altrimenti fa rumore e quindi voi non riuscite più a sentire quello che io dico. Quindi lo faccio partire, sentirete dei bip tutti di seguito. Non so se li sentite. Comunque adesso parte e io comincerò a camminare, tenendo ovviamente un'andatura molto lenta per una questione sonora. Adesso che il tapirulan si è messo in moto, volevo fare delle premesse. La prima è che non sono un medico, lo sapete già, però io lo ripeto, non sono una nutrizionista, non sono nemmeno una professionista dello sport. Quindi non vi darò dei consigli che voi dovete mettere in atto perché questi funzionano, perché sono miracolosi. Ma semplicemente condivido con voi quelle che sono le mie strategie, tenendo presente che quello che va bene per me non è detto che vada bene per voi. La stessa cosa vale per il mio peso corporeo. Io sono alta 1,72 m e non vi dico quanto peso, non perché io non ve lo voglia dire o perché sia un segreto, ma perché non vorrei che questa cosa venisse presa magari come esempio da qualcuno che magari avendo la mia stessa statura si mette in testa che deve pesare come peso io perché magari lo ritiene il peso giusto per essere in forma. Questo non è assolutamente da fare perché il peso che ho io va bene sul mio fisico, va bene per me, va bene per la mia costituzione, per il mio stile di vita, ma non è detto che vada bene per qualcun altro. Quindi, se voi volete calcolare il vostro peso forma, parlatene con il vostro medico che sicuramente vi saprà dare dei consigli, buoni da seguire per, restare in forma. Fatte tutte queste doverose premesse, che cosa faccio io per tenermi in forma? Io in realtà faccio delle cose che sono abbastanza semplici da mettere in atto, non faccio niente di particolare o niente di impossibile. La prima strategia è quella di non fumare. Io ho scelto di non fumare, non soltanto perché non mi piace,
ma perché la ritengo un'abitudine dannosa. Io credo che qui si potrebbe aprire veramente un dibattito che potrebbe andare avanti nei secoli dei secoli, perché so benissimo che soprattutto i fumatori questa cosa non vogliono sentirsela dire. Però io mi sento invece di consigliarvi, in questo caso sì che ve lo do come consiglio, di valutare l'ipotesi, se fumate, di smettere di fumare. E se non fumate, vi dico non cominciate mai, perché è veramente una cosa dannosissima per il vostro fisico e per la vostra salute. Se non ve ne frega niente della salute, potete anche spegnere il video, perché io qui parlerò di abitudini che possono essere utili per stare in buona salute, per essere in forma. Quindi, insomma, questa è la prima cosa che io faccio, perché mi sembrerebbe veramente inutile fare un'attività fisica quotidiana, stare attenta all'alimentazione, cercare di adottare delle abitudini che possano essere sane e poi magari mettermi a fumare delle sigarette. Non avrebbe nessun senso, perché allora è meglio fare un po' meno attività fisica e non fumare, piuttosto che fare più attività fisica, ma poi quando si è finito accendersi la sigaretta. Oppure ancora peggio, ci sono persone che fanno i cosiddetti 10.000 passi al giorno e magari i 10.000 passi al giorno li fanno camminando, andando in giro per la città, magari a piedi con la sigaretta in bocca. Ma voi ditemi che senso ha una cosa del genere? Non ha proprio senso, perché se i 10.000 passi al giorno voi li fate per tenervi in forma, buttate via la sigaretta. E questa è la prima cosa che io mi sento di dire. Adesso probabilmente io sarò antipatica a tutti i fumatori perché ho detto questa cosa, però ragazzi, mi dispiace, ma è quello che io penso. E in ogni caso è una cosa che faccio su di me, quindi ognuno può fare quello che vuole, però io, per quello che mi riguarda, per quella che è la mia vita, ho fatto questo tipo di scelta. Poi, nel mio caso specifico, io non bevo nemmeno alcolici, ma più che altro perché non mi piacciono. Però in quel caso magari vi potrei dire, se bevete e vi piace, cercate di moderare il più possibile, perché anche quella non è una cosa che vi aiuta comunque a tenervi in forma. Poi altra cosa che io personalmente faccio è cercare di mantenere un equilibrio che sia quotidiano tra le ore in cui sono sveglia e le ore in cui dormo, quindi praticamente un ciclo sonno-veglia equilibrato. Io più o meno dormo 7-8 ore tutte le notti e credo che anche quello sia importante per una salute generale. Però adesso, al di là di queste piccole strategie che sono comunque generali e che tutti possono sicuramente mettere in atto senza avere troppi danni, arriviamo invece al punto un pochino più clou di questo video. Cosa faccio nello specifico per tenermi in forma quando sono a tavola e soprattutto come gestisco le mie giornate per avere questo tipo di risultato? Io, come voi sapete, lavoro da casa, quindi lavorando da casa ho la possibilità di gestirmi l'orario e di gestirmi anche il tempo libero. Quindi cerco tutti i giorni di prendermi almeno un'ora, che poi tra la doccia e il fatto di cambiarsi, eccetera, diventa sempre un'ora e mezza. Quindi diciamo un'ora e mezza da dedicare all'attività fisica. Quindi io accendo il mio tapirulan, ci salgo sopra, mi metto magari il tablet davanti, faccio andare Netflix, mi guardo un film, una serie TV, quello che è, e comincio a camminare, a fare la mia attività fisica, che gestisco in questo modo. Io di solito parto con una velocità lenta, quindi diciamo 3,5 per 5 minuti, faccio scaldare un pochino i muscoli, poi passo a 4, che è la camminata veloce, la mantengo magari per un quarto d'ora, 20 minuti, e poi salgo fino ad arrivare a un massimo di 5,5. Quando manca più o meno un quarto d'ora alla fine della mia ora, diciamo così, faccio scendere di nuovo la velocità, torno a 4 e gli ultimi 5 minuti li faccio di nuovo a 3. Quindi faccio una cosa di questo genere. Quindi io sul tapirulan mi muovo in questo modo. E questa è l'attività fisica, diciamo, che quotidianamente io metto in atto.
come vi ho detto all'inizio del video, non è detto che quello che faccio io e che va bene per me vada bene anche per voi. Quindi, se voi volete cominciare a fare il tapirulan, chiedete consiglio ad un professionista per quello che riguarda i tempi, la velocità e tutte queste cose. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, il discorso è un pochino più complicato, semplicemente perché non volendo io dare delle specifiche, diciamo così, che riguardino l'alimentazione per quello che riguarda quantità, calorie, tipologie di cose, vi posso dire che in generale io mantengo un'alimentazione molto sana, mangio cose molto leggere, quindi poco elaborate, non mangio fritti, non metto dei condimenti troppo pesanti, di solito cuocio le cose al vapore, oppure al forno o ai ferri, a seconda di quello che cucino, però è molto difficile che utilizzi dei condimenti come la panna, il burro, l'olio, tutte queste cose, io non le utilizzo, quindi la mia alimentazione è abbastanza leggera da questo punto di vista. Inoltre, devo dire che io non sono assolutamente golosa, quindi non essendo una persona golosa, a me riesce abbastanza facile non mangiare dolci, biscotti, cioccolatini, brioche, tutte queste cose, semplicemente perché non mi vanno, non ne ho voglia, non mi vengono nemmeno in mente. In realtà, io faccio solo 3 pasti al giorno, colazione, pranzo e cena. Fuori da questi 3 pasti, a me il cibo non viene nemmeno in mente. E io penso sempre ad altro, devo fare altre cose, devo lavorare, devo pensare a fare il video su YouTube, devo pensare magari a, non so, andare a prendere il mio compagno in ufficio perché magari poi vogliamo fare una passeggiata o una commissione, quindi ho in testa tutte le cose da fare e il cibo è l'ultima cosa che mi viene in mente, a meno che io non abbia fame. Però se ho fame, solitamente è l'ora di pranzo, l'ora di cena o l'ora di colazione. Questo però, attenzione, non significa che io non mangi mai dolci e che io non mi voglia mai togliere lo sfizio, magari se vado a mangiare fuori, perché poi in realtà io mangio anche i dolci, mangio la pizza, mi piacciono un sacco di cose che non sono proprio sane, tra virgolette. Però il punto non è tanto evitare di mangiarle sempre, ma il punto è cercare di moderarsi e di non farla diventare un'abitudine. Quindi, se io ho voglia di mangiare una fetta di torta con la panna perché magari è il compleanno della mia amica mi ha invitato e c'è questa torta bellissima e buonissima, io la mangio, però un conto è mangiarla una volta ogni 2 o 3 mesi, un conto è mangiarla tutti i giorni dopo pranzo e tutti i giorni dopo cena. Ovviamente il trucco sta lì, non è tanto non devo mangiare assolutamente dolci, il punto è non devo mangiare dolci tutti i giorni, sia a pranzo che a cena. Quindi magari se c'è l'occasione o se semplicemente quel giorno mi va, io magari il dolce lo mangio anche volentieri, però non lo faccio tutti i giorni, perché se io lo facessi tutti i giorni non sarebbe comunque un'abitudine sana. Quindi questo è quello che io faccio, cerco di mantenere nel quotidiano un'alimentazione equilibrata, senza tanti condimenti, senza tanti grassi, senza tante cose che comunque fanno male, e poi magari se ne ho voglia, occasionalmente mi mangio magari anche la cosa dolce, faccio magari la cosa che non è così corretta dal punto di vista alimentare quel determinato giorno perché c'era una festa, perché era Natale, perché era un matrimonio. Però poi nella vita quotidiana di tutti i giorni io cerco di mantenere uno stile che sia un pochino più sobrio, perché secondo me quello che fa ingrassare, quello che comunque non vi mantiene in forma, non è tanto che cosa mangiate una volta, ma è quello che mangiate tutti i giorni. Quindi secondo me la strategia più semplice che per me ha funzionato è proprio questa: cercare di non fare delle grandi rinunce, di togliersi anche magari la voglia di mangiare una determinata cosa una volta, però poi nel quotidiano, quando si parla dell'abitudine di tutti i giorni, cercare di non strafare, di non esagerare, di non mangiare sempre biscotti, dolci, patatine, merendine o cose di questo genere. Io vi posso anche dire che cosa mangio quotidianamente, però non prendetelo come un esempio da seguire a tutti i costi, prendetela così come una condivisione. Io faccio una colazione abbastanza abbondante con cappuccino, biscotti, a volte una brioche, a volte magari un pezzo di focaccia perché io sono di Genova, quindi
quindi noi genovesi la focaccia al mattino ogni tanto la mangiamo, magari delle fette biscottate con la marmellata. Diciamo che la mia colazione cambia sempre e non è particolarmente sana, perché io non faccio colazioni strane, quelle colazioni che vanno di moda adesso in cui mangiano delle cose che secondo me al mattino sono immangiabili. Io mi bevo il mio cappuccino e magari ci metto anche la brioche e va benissimo così e mi piace e mi fa piacere. Quindi, come vedete, non è una colazione strana. Poi a pranzo magari mangio il pesce, la carne, il pollo, insomma a seconda di quello che ho voglia di mangiare, ci metto sempre un contorno di verdure e la frutta. E poi magari anziché mangiare il dolce io mangio qualche mandorla, quindi magari 3-4 mandorle, non tutti i giorni, però abbastanza spesso. E la cena è più o meno uguale al pranzo, nel senso che se ho mangiato la carne a pranzo, magari alla sera mangio il pesce. Quindi mi regolo anche un po' su queste cose, cercando di non fare delle associazioni che siano sempre uguali. Non mangio praticamente mai il formaggio e i salumi, fatta eccezione per una volta alla settimana in cui mangio la pizza, dove ovviamente c'è la mozzarella sopra, e a volte ci metto lo specchio. Quindi salumi e formaggi sono limitati alla volta in cui io mangio la pizza. Ogni tanto mangio qualcosa di dolce, però ogni tanto e non sempre, quindi anche quello è abbastanza moderato, e bevo solo acqua, quindi io non bevo alcolici, bibite gassate, cose di questo genere. E questa più o meno è la mia alimentazione quotidiana, però vi ripeto, prendetela solo come un esempio, come una condivisione, perché non è detto che vada bene per tutti. Va bene per me perché io mi sento in forma, mi sento energica, mi sento comunque in salute, quindi per me sicuramente va bene. Il mio medico tra l'altro è felicissimo perché io ho un peso giusto, perché ho un'alimentazione sana, perché non fumo, quindi diciamo che il mio medico quando mi vede mi stende il tappetino rosso. E ragazzi, che vi devo dire, sono soddisfazioni, mettiamola così, prendiamoci anche queste piccole soddisfazioni della vita. Ma al di là della mia battuta finale, queste sono più o meno le cose che io faccio. Fatemi sapere cosa fate voi invece per tenervi in forma, perché magari fate delle cose diverse da quelle che faccio io e potrebbero anche essere utili a qualcuno, quindi magari scrivetelo giù nei commenti. Io adesso aumenterò un pochino la velocità del tapirulan perché col video mi fermo qui, quindi posso permettermi di fare un pochino più rumore. Adesso che ho finito il mio allenamento vi faccio anche vedere che cosa ho fatto, diciamo, nello specifico. Intanto qua vedete tutto il percorso, diciamo, che è stato completato, quindi ogni volta che fate un tot di chilometri si completa il percorso con un pallino. Io in totale ho fatto come tempo 63 minuti e 23 secondi, la distanza percorsa 4 km e 79, le calorie consumate 251, la velocità adesso non la vedete perché quando spengo poi non rimane, diciamo, in memoria, però era tra 4 e 6, qua ci sono tutte le velocità. E poi i giri, diciamo, completati sono stati 11, come se avessi fatto 11 giri di campo praticamente. Qua volendo potete anche mettere dei programmi già definiti, però io di solito uso sempre questo, che è quello manuale. E poi qui c'è una specie di valvola di sicurezza, praticamente mettendo la molletta, questa qui gialla, attaccata alla vostra maglia, qualora dovesse succedere un incidente, scivolate, perdete l'equilibrio, vi gira la testa, qualsiasi cosa, praticamente questo si stacca automaticamente, come vedete si spegne tutto, è proprio una valvola di sicurezza. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.